Amiche, amici trans e gay, amici dello Xera, ben ritrovati. Sto andando all'appuntamento con Omar, poi andremo a pescare insieme a tutti gli altri. Andremo a Voltri dalla Pam. E sono andato finora a prendere le esche, sono andato dal panificio a prendere la focaccia normale e con le cipolle perché non può mancare. E direi che c'è tutto. Anche questo che si sta buttando sotto la mano. Direi che c'è tutto. Speriamo di passare una bella giornata. Dovrebbero venire in diversi scaglionati, non scaglionati, scaglionati nel tempo, perché c'è chi lavora, c'è chi lavora, Diciamoci. e basta. Quindi speriamo che vengano in tanti di vedere un po' di amici. Verrà sicuramente Mimmo, il grande Mimmo, che è uno dei soci fondatori del Mazzo Gordo Xera Team, e l'ho incontrato una volta sola. Lui abita fuori, quindi. L'ho incontrato una volta sola, ci siamo sentiti, ci sentiamo tutti i giorni su per telefono tramite WhatsApp, e basta. Lui è uno proprio dei soci fondatori del Mazzo Gordo Xera Team. Quindi avremo anche l'onore e il piacere di averlo tra di noi. Viene giù il grande Sbam, c'è già in movimento, c'è già l'autostrada che è in subbuglio, che sta venendo giù, e basta, insomma. Man mano ci raggiungeranno gli appartenenti del Matsugoro. Va bene, direi che per ora è tutto, sono quasi arrivato all'appuntamento, ci possiamo vedere più tardi dal luogo di pesca. Io pesco a fondo. Butto giù due canne col treppiede a una sorta di surf, beach, fondo, casting. Faccio un mischione generale. Come esche abbiamo bivio americano, totano, bellincio dei totani, ciò che sembra una seppia, e gamberetti. Gamberetti che se non li finisco li mangio stasera. Va bene, dai, a dopo. Ciao belli. Dopo aver preso a mangiare per noi, focaccia con e senza cipolle, siamo qui dal mitico Ale, Buongiorno. a lui, a prendere e mangiare per i pesci. Che Omar oggi è cattiva intenzione, vero? Io innesco questi oggi. Così almeno si comprano quello che vogliono. Bene, Ci le danno. mie esche, eccole lì. Io ho preso un po' di americano, un po' di bibi. Tocchi! Guardate un po' chi c'è! Guardate un po' chi c'è, con tequila! Con tequila, eccola la tequila, lì. ma oh, la tequila, sai cosa mi ha detto la tequila? Che i pesci, quelli sotto misura che voi li buttate via, lei li mangia. Tequila, bisogna rispettare. L'anima. Ci sono delle regole morali. Ma quale regole Quali regole? morali? Aspetta che interrompo il video, sennò poi qua. Quando c'è la Giusto, fame, giusto, no? tequila. Cosa Lei ci se li dice? mangia i Cosa pesci? so, ora mi mangia il telefono. Sì, beh, mangia. Cosa ci Sai dice? come li mangia? Ce li ruba il gatto. Io glieli faccio bolliti, poi li spino, no? Pescetti, sai, occhialine, Sì. quella roba. Beh, ha voglia che se li mangiano, Il grande mamma mia. tequila. Allora, dai, noi ora prendiamo un po' di bigattini, eh? Cosa ne dici? Ci sta? Sì. Ci stanno? Oggi andiamo a spaccare il culo ai passeri. I passeri sono uccelli. Sì. Dipende dalle giornate. E noi gli spacchiamo il culo ai passeri. Ai passeri, invece di prendere i pesci, pigliano i Il passerotti al passero, volo esatto, con i esattamente. bigattini. È già successo diverse volte. Purtroppo è già successo. Dai, andiamo. Eccoci qui. Siamo dalla PA. C'è Omar che lancia, che lui ha già preso un pesce che vabbè non vi abbiamo fatto vedere. Occhiatina. Lui pesca a bolo a 7-8 metri dalla battigia inglese, galleggiante all'inglese. Io invece mi sono messo a fondo con i due lift belli fermi, immobili. Esca Bibi nella canna di sinistra, americano nella canna di destra. Il mare è veramente forza olio. È chip. Scappano occhiatina come se a nastro. Vabbè. Dai.
vediamo cosa succede, fra un po' dovranno arriveranno anche gli altri. Vediamo. Beh, noi siamo in pesca. Questa qua sarebbe da tenere per la teleferica. Te la lascio. E dove la mettiamo? Devi riempirti di secchio il tuo, è l'unica. Riempitela. Casino che non posso svuotare. No vabbè, questa dai, rimolla, poi ne prendi una più grossa. Guarda che bella che è. Spettacolo. Te l'ho detto che c'erano le guglie. Dovevamo saltare qui davanti, c'è pieno di aguglie. Lo so. Omar è riuscito a prendere una donzella dalla spiaggia qui dalla PAM. Io credo che non l'abbiano mai vista, che ovviamente abbiamo rilasciato come la guglia. Io penso che qui non l'abbiano mai vista una donzella, non sanno neanche che pesce è. bene. Sbam che andava esattamente dalla parte opposta. guardatelo, un uomo in crisi, si è portato anche lo stipetto, esatto, lì l'arma dietro dell'ufficio, è lui. Oh, siccome siamo a dieta, Oxera ha portato giustamente. Cosa ha portato? Un po' di focaccia. Per la dieta? Con la cipolla e senza. Così. Io non mangiavo, era più di un mese che non mangiavo un pezzo di focaccia. Infatti ti brillavano gli occhi. Sì, ho dovuto. L'occhio. Allora, si diceva che ha portato non solo da camp fishing, perché giustamente qui magari esce qualche amore oggi. Adesso lo devo montare. La cosa per la teleferica. Ecco, perché hai messo giù la canna teleferica? Sì. Con uno spike. Hai visto che ho bollato lì? No, era un signore che era soltanto. Non lo so. Cosa hai preso, Ama? Sarà mio. Ah, sarà mio. Porca miseria. Sarà mio. Adesso li facciamo cavetto d'acciaio, due ami. Ah, proprio violento, eh? È violento. Questo è la cavetto per la guglia. Infatti Omar gli ho già messo il secchiello perché mi serve la guglia. Stare attento perché se la mangia. Se la mangia. Perché da pizza la mangia. Sono buonissime, sai. Ho capito, ma deve darmi le. Sì, no, ci sono i posteggiatori abusivi. Allora. C'è pieno allora, di posteggiatori. Facciamo l'attacco per la telefonica. Mettiamo un bello 0,30. Questo non è quello Chinatown. Ma guarda, ci assomiglia perché hai dedica. Comprato un filo. Ho preso un minimo di 20 di filo che si metteva a ridere anche il filo. Allora si fa così, vi faccio vedere. Cavetto d'acciaio. Si asola. Si fa. Questa è la, proprio la. Si fa. Si passa dentro. Si fanno un po' di giri sul gambo, non so se si riesce a vedere. No, perché siamo un po' con. Vabbè, comunque si fanno un po' di giri sul gambo. Si rientra da dove siamo usciti. Da dove siamo entrati, dalla parte opposta. Si tira. E voilà. Abbiamo fatto il collegamento. E abbiamo collegato con un bel cazzo. Che... No, comunque si fa così. Sì, no. Si vede che ho sbagliato qualcosa. Può darsi. Rifacciamo finché. Tu dici che non è corretto quello che hai fatto? No, ho sbagliato qualcosa, ma adesso lo rifacciamo violentemente. Secondo me non ci hai messo abbastanza violenza. Adesso lo faccio. Sei sicuro di essere passato dentro? Sì? Sì, sono passato dentro, ma si vede che sono uscito dalla parte. Te l'ho detto che sei. Allora, praticamente c'è una parte che lega e una parte che slega, probabilmente. Io sono uscito dalla parte che slega. Ok. Oh, se non viene ancora, tagliamo il video. Esatto. Ecco, vediamo. Non lo vedrà nessuno queste scene. Esatto, vediamo se magari è una cazzata. Perché
questo qua è, sai che cosa? È rigido come... Eccolo lì. Eccolo lì. Ah, eccolo lì. Vabbè. Credevate. Credevate che vi facevo gli scherzi. Guardate qua. Caduto filo da 1,20€. No, quello lì no. Ah, no. Cioè, quello da 1,20€ ce l'ho sull'A. È già vuota, guardala. Ci dà? Senza. Ci dà, ci dà. Solo col piombo. Allora, tagliamo le cedone. Si recide. L'eccedenza. Ho inquinato un attimo che ho perso. Sì, che poi ci dicono che inquiniamo i mari di andare. Guardate a recuperare. Che giunzione a doppio amos ben qua. Ma sono un po' piccolini gli armi. Guardate che c'è il vento, volevo fare. Dico, come fai a innescare una guglia se non ci metti un amo così, un serra? Giusto. Oh, se ci metti una, guarda che serra, uno stupidello. No. Allora, poi andiamo a recidere. A recidere e ci attacchiamo la famosa teleferica, quella, facciamo tutta la presentazione. Allora, abbiamo una teleferica da 3,80€ della Stonfo. Noi abbiamo Mimmo, il nostro Mimmo. Il nostro Mimmo che finalmente conosceremo di persona. Tu l'hai già conosciuto? Io no, beh, io sì. Io una volta l'ho incontrato qua l'anno scorso. Quando ha preso l'orata? No, non c'ero io. Era venuto con un suo amico. Ah, ma tu l'hai visto? Una volta solo. Lui è un socio fondatore del Mazzaborgo. Non mica pizza figa. Mica pizza figa. Allora, questa ce la teniamo per gli scredenti, chi non sa come legarla. Qua. Ok. Perfetto. Allora, le spiegazioni, poi qua ci andiamo a mettere, facciamo un po' di giri così alla Chafalus. Quello che nodo, quello è un clinch. Questo no? È un clinch classico, un clinch, però io clinch non è che sto già facendo un giro, quindi è un clinch a reach, un clinch a reachato. Ecco qua, adesso abbiamo il terminale della aspetta che ce l'ha un galleggiante all'inglese. Ha preso un galleggiante. Niente? Niente galleggiante. Niente, no, non possiamo contare su oro. Nel frattempo i miei lift belli fermi. Cerco l'aguglia tutto l'anno. E all'improvviso ho martello a pesca. Eccola qua, The Aguglia House. Vai, vai. L'aguglia. Questa qua è un'aguglia. Da combattimento. È un'aguglia sdraiata, da sangue, no? Ma... No, vai tranquillo, fa finta. Questa qua non si riprende neanche se la mettiamo sotto terapia. Ma sì che si riprende, beh, lì l'hai lasciata lì in mezzo alla tempesta. Ma è scudito, eh? Visto? Contenta, vai. Ti porta via, ti strappa la lenza di mano. Così però muore la guglia. È fuori dall'acqua. Non è che la vedo benissimo, Ullo! Dietro la salta! Bolla! Se non passa un gabbiano non prendi niente, guarda! Ma qua è una guglia che fa! Qua è la teleferica che è! Oh! Yuhu! Vai! Yuhu! Cazzo! Ah, si è fatta su! Non capisco! Che cosa? Si è fatta su là! Si è fatta su là? Cosa vuol dire? Lì, guarda! Va bene, ammala lì così! Secondo me, se ci vede qualche purista della teleferica, qualcosa ci trova da dire. Capito, vabbè, ma io devo metterlo in pensione. Lo metto in pensione. Va bene, speriamo in bene. Speriamo. Vai. Ok. Finiamo questa prima pietosa. Guarda, va. Scorre. Oh, ma è a mezzo metro dall'acqua! Non va! Qualche gabbiano possiamo prendere! Niente, ci vuole un pesce un po' più combattivo!
Guarda, 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 guarda. Così però vedi che attira l'attenzione. Dai, vai giù. Corri. Ragazzi, scene, scene di un disagio notevole. Dici? Diamo fine a questa. Ecco, ecco. Vabbè, grazie, hai usato lo spike, Belin. Ho capito, ma devo disincastrare. Ma ti do un piramide, ti do una piramide io. Esperimento fallito, ci vediamo dopo. Ah, scoperto. Belin. Ci lasci una spira, sì, una spira no. Neanche di là. Ho capito. Doveva uscire tutto. Beh. C'è quella povera. C'è quella povera guglia. Sta facendo dei salti fuori dall'acqua. Adesso scorre. Guarda come va, guarda come va. Non vale. Il problema. Adesso scorre. Il problema. Guarda come scorre. Il problema si pone. Se ti dovesse abboccare qualcosa, guarda come scorre, guarda un po', guarda. Vai, gabbiano. Quella guglia potrebbe interpretare il film 3 metri sopra il pelo dell'acqua, perché ormai è morto. No, ma sai perché? Perché sì. Si era incastrato lui. Infatti ora guarda. Ora dov'è? È in cima. Ma serve un'altra guglia, ma così, almeno una guglia imperiale. Dico da 20-30 kg. Ma cosa sta facendo Sbaglio? Sto preparando il bastone da cefalo. Ah sì, che metterci del prosciutto, del formaggio e lo disintegri così? Sì, sono bastardissimo. Allora va il briciolato, il cancarè, prima. Con buce e tutto. Ma io metto buce e tutto. Tanto vedo che per i cefali. Poi ho preso questa Bertini Cefali. Io ho preso un'altra un po' più economica, ma per il method serve la grana fine. Allora, assaggiamola. Buona. Beh, grazie pane. Vorrei vedere. Mulino bianco. Vorrei vedere. Devi ancora manipolarlo un po', che fa manipolare. E poi con l'ausilio di un forbicino. Ma che questo guarda i cinesi. L'avevo pagato un euro, ma non è andato. Con un euro. Infatti guarda, tagliando la busta si è sbeccato. Tagliando la busta si è tagliato la. Si è tagliata la cesoia. Quindi poi, diciamo in tutto. Quello ottimo! Saraghetto, niente, butta. Sarà che non valgono. Poi ci dicono che incamiamo i mari. La busta della spazzatura. E questa andrebbe sempre usata. La guglia non ci dà. E allora qui si fa questo lavoro qua. Si remena. Si ammazza. Finché non diventa un pastun. È il pastun. Il pastun è fatto. Questo pastun qua, vedete, diventa tipo un pastun. Una roba così. Fai sentire come puzza. Buonissimo. Avete sentito? Ottimo. Senti? Ottimo. Hanno sentito? Ecco. Questo qua fa la sua porca figura. Tanto pasturo due pastun così. Ma sì, battiti un po' bene. Così vediamo. Pasturazione ad ampio raggio. Ho visto saltare subito dopo. Aguglie, Omar, pesca l'asso le aguglie. Siamo in un momento di stanca assoluta. Io ho cambiato esca, ho messo il gambero da una e il totano da quell'altra. Ho preparato un bel salcicciotto di totano qualora
flotterato qualora passasse qualche predatore, ora poi andrà in acqua. E anche Omar ha smesso di prendere belinatine, non vede più neanche le tocche. Continua a prendere bonzate. Sbam, sì, sbam. Sbam è molto pensieroso. Allora, questo è un sarago. Porca miseria, che bello che è. Via. Lo rilasci? No, lo tengo. In un coso da method ci si mette, esatto, e si assaggia. Si assaggia. E poi la coroncina di ami come fosse un rosario. Bisogna citare il rosario. Allora, io uso questi ami qua. Come si chiamano sti ami qua, Claudio? Come si chiamano gli ami, allora, Claudio? Ferro piegato. Claudio, come si chiamano gli ami, Claudio? Ad uncino. Claudio, come si chiamano gli ami? Lo diciamo come si chiamano gli ami? Dai. Non lo dico. Perfetto. Rimanete con la curiosità. Sai che per prendere sti ami qua, siccome non so come si chiamano, vado là con la confezione. Ma quanti ami ci hai messo? 4, fuori. Guarda, adesso lancio, adesso e ci dà subito. Si lancia. E ogni volta che lancio. Ok. Allora, lanciato lì, metto qui. E adesso dovremo vedere la tocca. Allora. Mi avvicino, okay. Insomma. Dai. La tocca, appena lanciavo, gli dava. Vuol dire che stanno entrando in pastura. Bravo. No, quello non inquadro. È inutile che guardi, non inquadro di là. Non inquadro di là. No. Inquadro. No. Ah, ma io stavo guardando la macchina là. Dov'è? Là giù? Là. Fa tutto da solo. E ci ha raggiunto anche Marco. Buongiorno. Lui è proprio immancabile, ogni raduno dello Xela lui c'è. Faccio il possibile. È un fedelissimo. L'impossibile. Muoviti a montare, perché guarda, dalle tocche che abbiamo visto ce n'è per tutti, nel senso che te l'abbiamo lasciati proprio tutti in atto. Io non ho visto una tocca, ho tirato su due volte col gambero vuoto, ma tocca non l'ho vista, quindi dubito anche che fosse una tocca. Ma con la telematica lì è partita. Teleferica. Ora ho lanciato a trono di Dio con tutte e due le canne, speriamo bene. Sotto non c'è niente, a metà non c'è niente, e vabbè. Andiamo avanti. Fra un po' chi è che ci raggiunge? Fulvio, Alessandro, Cerri, Massi e Claudio. Però loro sul tardi. Ok. E forse anche Andrea. Forse. Speriamo che porti due salsicce. Di quelle. Di quelle che fa lui. Consoliamo. E chi ci abbiamo là in controluce? Ci abbiamo grande Fulvio e Nicolo. Dov'è? Eccolo qua. Come Machiavelli. Allora, ora sì che mi ricorderò il tuo nome. Allora, Fulvio. Buongiorno. Buongiorno, come peschiamo oggi? Pesco all'inglese con una canna da 5 metri che mi ha impestato il mio amico Nicolò laggiù. Nicolò, che lui è uno dei più fedelissimi commentatori dei miei video. Esatto. Dice si anche rompi coglioni. No. Io sai che io non. No, infatti. Io accetto tutto, apprezzo tutto. Dai, e tu come peschi? Io pesco con il pasturatore. Bravo. Che qua ho visto che ha funzionato, però vabbè, la Utri. Uh-huh. Ci prendevamo le leci con il pasturatore, lui ci ha preso anche un branzino. Ah. Il primo branzino della storia, il branzino fortunato. Fai la faccia da branzino? Hai visto? Faccia da branzino. Va bene, dai, allora poi vi vedremo in pesca. A dopo. Ragazzi, si sta muovendo qualcosa perché è arrivato anche Ale. Ciao. Eccolo lì.
sta muovendo solo di gente che viene a pescare. Vabbè, lui pescherà l'inglese e pescherà qua davanti. Non per dire, ma è non il... per dire, ma mi ci ha dato. Mi ci ha... la matti. Ed è una mezza sega. Una The mezza best of Satans. Eccola qua. Pescherà lì davanti dove è il posto migliore. In pratica, vediamo cosa ha preso Omar. Ma sei peggio di Omar. Di Ronnie, scusa. Sei... Non perché c'era un altro. No. Sei peggio di Ronnie in quanto a Saraghi. Solo che Ronnie li prende leggermente più grossi. Però a quantità direi che ho quantità fatto. Lo stai massacrando. Ho fatto il culo a tutti oggi. Quantità lo stai massacrando. Rilasciato, il pesce è scappato, quindi non rompete i coglioni che si è fatto male, che ha preso una facciata in acqua. Ma veramente è morto lì galleggiante. È morto, quello lì che galleggia. Una tocca! Sto scherzando. No. È caduto il treppiede, una tocca esagerata, è caduto il treppiede. E quello là nel frattempo ha già rischiato qualche volta di schiantarsi contro gli scogli, ma ancora non c'è riuscito. Allora, tanto Fulvio e Nicolò stanno ancora montando, hanno già visto una stocca. Lui è già in peso. E guardate chi ci è venuto a trovare. Ciao ragazzi. Il grande Mimo. Lui è quello che ve lo dicevo prima, lui è un socio, è uno dei soci fondatori ed è la seconda volta che ci vediamo. Sì. Non ci siamo praticamente mai visti. E ci siamo visti qua, no? Mi sembra. Sì. L'altra volta. Negoziante là e poi siamo venuti a pescare qua. E quindi vabbè, dai, ora lui andrà a prendere le canne perché lui... Lui stasera va a Palermo e ci farà un culo esagerato. Tra l'altro è arrivata anche la notizia che ritarda la nave. Quindi viene quindi proprio. Rimango ancora un paio di ore con voi. A posto. Perfetto. Io ci starò non fino alle 10, però dai. Vabbè, dai, ci vediamo dopo in pesca. Ok, ragazzi. Allora, Fulvio in cattura. Cosa. Ecco, tappa il pesce, tappa. Allora, cosa ci svelerà adesso? Vai. Vi ricordate, il famosissimo Matsugoi Michael Jackson? Bene, vai. Ecco la donzella Michael. Eccolo Jackson. Lì, la donzella Michael. Ragazzi, fantastico. Che faccia ho con le pinnette? Io non pensavo che esistessero le donzelle qua dentro. Donzella? Donzella! Te ancora niente? C'è il vento che ci dà tanti, quelle belle tocche, il vento che dà una soddisfazione. Ah, e ci abbiamo? Michael. Michael, che lui vede i filmini dell'Oxera. Che mi ha riconosciuto, ha detto c'è uno che ti assomiglia, che fa lo scemo in giro, sono io. Ciao, te cosa sei? Te chi sei? Vai piano, no, mi scappi dall'inquadrato. Allora, cosa fai? Vado a salutare Mimmo e tira su la telefera. Sono a pescare con Marco. Come sta andando? Ho messo giù la canna, è partita, sta andando in acqua, ho tirato su un'occhiata lunga così. Bello. Dai, vediamo un po' il recupero della teleferica. O come dice Omar, telematica. Te l'acciuga l'hai slamata o te la sei mangiata? Ah no, ok. L'hai buttata. Ma c'è sempre lo spike. Lo spike, il piombo con i rampini. Ma mettici una piramide, te la do io. La recuperi meglio. Ok. Secondo me si è attaccato un pesce qua. Sì? Una leccia. Che è più grossa di quando ce l'hai messa, è diventata più grossa, ha mangiato nel frattempo. Guarda, eccola! Eccola viva! Incredibile! La lascio su! Devi brevettarla quella leccia, sì, lasciala, lascia. Guarda, guarda! Cerca di scappare, Qua viva! Con la leccia viva! Tanto volevo un attimo porre l'attenzione. Respira. Qua. Il carrello di... Ci hai messo anche le scrittine. Ma spettacolo, sei troppo organizzato per stare nei nostri gruppi. Guarda lì, è spettacolare. No, sì, no, non gli hanno dato il libretto di uso della canoa. Ho perso la vela da qualche parte. Io mi è stanco morto, poverino. Guardate la tecnica. Sta usando anche le gambe per andare meglio e sono fuori dall'acqua. Io non lo so se... Poi dicono che tutte a me mi capitano, ma... Vabbè.